ragazzi, in questo video siamo riusciti a fare un acquisto di livello mondiale. Mi raccomando, arriviamo assolutamente a 7000 mi piace per questo calciomercato fantastico. Fatemi sapere qui sotto anche con un commento se siete contenti dei giocatori che siamo riusciti a prendere. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Ciao a tutti ragazzi, qui è Giuetrenessante e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 8 con la carriera allenatore con la Sampdoria su FIFA 18. In questo video andremo avanti nel calendario, giocheremo a diverse partite come quella contro la Lazio, contro la Roma, finiremo poi tutto quanto il calciomercato e cercheremo di arrivare fino alla partita contro il Torino. Sarà un video molto importante questo perché ho delle grosse novità da dirvi a livello di formazione. Ci ho pensato un po' e secondo me l'anno prossimo non possiamo più giocare con questo modulo, perché Duvan Zapata è in prestito alla Sampdoria secondo FIFA, quindi l'anno prossimo ritornerà a Napoli. Quagliarella ha 34 anni e purtroppo secondo me dall'anno prossimo inizierà a calare, e come prima punta abbiamo solo Schick, che abbiamo richiamato dalla Roma nell'ultimo episodio, quindi ci ritroveremo con una sola punta e di conseguenza potremmo passare al 4-3-3 con Ljajic a sinistra, Schick centrale e a destra vorrei comprare Verdi dal Bologna. Questa è la mia idea a lungo andare, perché facciamo veramente fatica a mantenere questo modulo, perché l'anno prossimo perderemo sia Zapata e sia Quagliarella. Questo qui è il mio ragionamento, fatemi sapere con un bel mi piace se siete d'accordo. In tanti mi avete consigliato anche di prendere Caldara, purtroppo Caldara è in prestito all'Atalanta, appartiene alla Juventus, quindi almeno per quest'anno non possiamo fare assolutamente niente. Io sto seguendo diversi difensori, ho chiesto ai miei osservatori di mandarmi le loro valutazioni e aspetteremo quindi una settimana o due per decidere poi chi comprare in difesa. A questo punto possiamo andare finalmente a giocare, questa qui è la formazione titolare per il momento, capitano ovviamente Quagliarella, e andiamo a giocare contro la Lazio. Non sarà facile, quarti di Coppa Italia, siamo in casa, queste qui sono le divise, non si dovrebbero confondere, questa è quella squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, sotto la neve in casa nostra, inquadrati i nostri giocatori, inizia adesso Sampdoria-Lazio. Luis Alberto, attenzione qua, riparte da Lazio, siamo attenti Luis Alberto, palla dentro, mamma mia cranio cosa ha preso, poi sulla respinta, 1-0 Lazio dopo due minuti. Ok, calma, Murru diventa buona per Quagliarella che appoggia dentro per Ljajic che prova a piazzarla con destro Ljajic e palla fuori di poco, allora entra e a me esce, Ljajic diventa buona per Quagliarella, il tocco per Duvan che appoggia perfettamente per Torreira, Torreira, Torreira con destro Torreira, 1-1 finalmente, dai stavamo giocando benissimo quel gol subito proprio a inizio partita in cui dovevamo ancora connettere il cervello e poi da lì abbiamo iniziato a giocare. Quagliarella allarga dall'altro lato, bravissimo per Torreira, Torreira come prima, Torreira Mirante la prende e la Lazio può andare in contropiede, mamma mia, ma perché, perché siamo così sbilanciati, ho capito l'offensiva, Ferrari cosa ha preso, mamma mia ha salvato un gol, comunque sono su offensiva, non su attacco totale, qualcuno ci deve essere lì. Quagliarella contro contropiede, una bellissima partita, Linetti appoggia adesso per Quagliarella, è passato Quagliarella, 2-1 la ribaltiamo, Fabio Quagliarella. Dal possibile gol della Lazio, salvataggio di Ferrari, contropiede e gol di Fabio Quagliarella, adesso difensiva, ultra difensiva anzi, calcio d'angolo per noi, non c'è nessuno in mezzo, palla dentro, non ci arriva nessuno dei nostri e l'arbitro fischia la fine della partita, vinciamo 2-1 anzi e vogliamo in semifinale. Offerta per Schick, 30 milioni dal Southampton, mamma mia, ragazzi io devo venderlo, io devo venderlo perché devo rifare la squadra, cioè mi dispiace ma mi servono altri giocatori, mi servono due difensori centrali, mi servono due difensori centrali più un altro attaccante, cioè non ce la faccio, non ce la faccio se non vendo Schick, perché ragazzi in difesa abbiamo Andersen che è 70 e Ferrari che è in prestito e che andrà via, rimaniamo con un solo difensore centrale in rosa e io ho solo 17 milioni. Se vi ricordate qua
quando ho richiamato Chic dal prestito, l'avevo anticipato che con un'offerta importante l'avrei venduto. Trattiamo con il Southampton perché ne voglio circa 45. Vediamo un po' che cosa ci dicono. 39,8, 43, hanno accettato 43 milioni per Patrick Chic. Mi dispiace fare un sacrificio così grande, ma devo comprare altri giocatori. L'anno prossimo avremo anche la Champions League e devo avere, ragazzi, la rosa di riserva, altrimenti non ne usciamo. Noi non abbiamo panchina, cioè stiamo giocando sempre con gli stessi 11. Io devo rifare la squadra. Prossima partita contro la Roma, Verre mi ha chiesto di giocare ed è tornato anche Strinic. Io direi di provare Verre perché non voglio perdere giocatori dal punto di vista mentale e di rimettere anche Strinic sulla sinistra al posto di Murru. Chic lo mettiamo in panchina, magari, non lo so, un assedio finale proprio contro la Roma, un bel gol dell'ex per salutarci al meglio. E poi nelle ultime 10 ore di mercato facciamo il macello perché compreremo molti giocatori. Partita contro la Roma in trasferta, la Juventus ha 6 punti di distacco ma ha 2 partite in più. Attenzione ragazzi, se vinciamo andiamo a quota 56, se le vinciamo tutte e due ovviamente, e siamo in vantaggio negli sconti diretti. Mamma mia, contro la Roma però non sarà facile perché siamo in trasferta anche, campo molto difficile con Nainggolan lì a sinistra. Questa è quella squadra e noi signori ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui allo Stadio Olimpico, inquadrato Nainggolan, e inizia adesso Roma-Sampdoria. De Frello, no, Nainggolan! Mamma mia, ma che gol ha fatto Nainggolan? Veramente? Ma ancora che subiamo gol alla prima azione, al primo minuto, nel 7. E dobbiamo rincorrere anche questa volta. Bisogna migliorare in difesa, ragazzi. Mi servono dei difensori buoni, servono dei difensori forti. Torreira, appoggia per Quagliarella che si gira bene. Quagliarella! Alisson la prende. Ma è ancora buona. Occhio, Ljajic appoggia per Verre col mancino. Palla fuori. Riparte la Roma, stiamo attenti. Cragno rimane lì. E che fortuna però, dai. Cioè, a me questi rimpalli non mi capitano mai proprio, mai. 2-0. Finisce qua, finisce qua, perdiamo. 9 tiri a 5. Migliore in campo Berezinski. Peccato ragazzi, vittoria meritata da parte della Roma. Non siamo riusciti a giocare bene, era un campo molto difficile. Venivamo dalla bellissima vittoria in rimonta in Coppa Italia contro la Lazio e qua siamo caduti. Però ripeto, bisogna migliorare in difesa. Io spero che Chic venga venduto al più presto. Verre ci ringrazia, ma tu hai giocato malissimo, Verre. Ho sbagliato forse io a fare un po' di turnover, anche, non lo so, non lo so. Chic venduto, grazie, 37 milioni a disposizione. Offerta per Quagliarella, 5 milioni dall'Atalanta. Ovviamente andiamo a rifiutare perché Quagliarella non si vende. E adesso però abbiamo ben 40, mi sembra, 54 milioni da spendere sul mercato. E adesso dobbiamo divertirci. Io sto seguendo tantissimi difensori centrali, ma c'è anche la clausola rescissoria di 38 milioni di Grimaldo che mi ispira veramente tanto. Grimaldo, ragazzi, è un terzino sinistro eccezionale. Però non posso prenderlo perché poi rimarrei scoperto in altri ruoli. Io vorrei un difensore centrale esperto come Tonelli e un difensore giovane come Mancini o Romagna o anche Ferrari del Bologna. Innanzitutto incontriamoci con Sarri per trattare con Tonelli. Valore 11,5 milioni. Potrei mettere come contropartita Ramirez. Lo so, ci vado a perdere io, ma Ramirez non trova spazio con noi perché c'è Ljajic. E quando passerò in futuro al 4-3-3 non avrò bisogno di un trequartista. Vogliono 3 milioni in più. Io sono disposto a pagare 1,5 milioni in più. E hanno accettato. Va bene, ragazzi, lo so che Ramirez aveva una valutazione più alta, però con noi non giocava mai. Cioè, dovete ammetterlo, da quando ho preso Ljajic, Ramirez ha fatto una partita, due partite. Ruolo cruciale, va bene, sarai titolare, Tonelli, non ti preoccupare. 4 anni di contratto. 2. Perché ne vuoi 2? Facciamo 3. Ok, accettato. Un bonus d'ingaggio troppo alto. 1 milione di bonus. Ma chi sei, Ronaldo? Facciamo 500.000 di bonus. No, voglio un bonus d'ingaggio alto, ragazzi. Niente da fare. 850.000, vediamo un po'. Niente, è fisso su quel prezzo. Ok, accettiamo. Offerta per Torreira, 39 milioni dal Liverpool. Secondo me posso offrire anche 50-60, come mi dice la società. Ma ovviamente vado a rifiutare
fare questa offerta. Torreira non si vende, è scontento. Perché è scontento? No, Torreira, ma perché è scontento se sta giocando ogni partita? Io queste cose non le capisco. Forse sarà scontento perché vuole ambire a qualcosa di più. Belotti al Barcellona per 76 milioni. Ragazzi, cosa sta succedendo in questo mercato? Belotti al Barcellona. In tanti mi avete consigliato Emre Can del Liverpool perché è a parametro zero. Visto che poco fa abbiamo notato che Torreira ha il morale basso, potrei provare a contattare il Liverpool per Emre Can a parametro zero per l'anno prossimo. Non si sa mai, nel caso dovessimo perdere Torreira. Non mi dice neanche lo stipendio però. Io come faccio così ad occhio a sapere quando guadagna Emre Can? Proviamo con 100.000? Non ne ho assolutamente idea. 100.000 con 2 milioni di bonus. Mi sembra molto basso, non lo so. E invece no, hanno accettato, forse era anche alto. Boh, non lo so. E visto che perdiamo anche Ferrari perché è un giocatore che abbiamo in prestito, facciamo un tentativo anche per Gianluca Mancini. Proviamo ad offrire ben 500.000 euro. Vediamo un po' che cosa ci dice l'Atalanta. Hanno accettato, perfetto. Non ho idea di quanto guadagni Mancini. 40.000? No, veramente non ne ho idea. Proviamo così, bonus d'ingaggio di 500.000, 500.000 euro. Hanno accettato, perfetto. E noi abbiamo ancora 47 milioni da spendere. Ragazzi, c'è Grimaldo che mi stuzzica tantissimo, veramente. Ultima ora di mercato, non c'è arrivata più nessun'altra offerta. Questa qui è la squadra titolare, anzi no, perché c'è Linetti qua a sinistra. Mancini è un 61, potremmo anche mandarlo in prestito magari. Adesso vediamo, non lo so. L'ho preso giusto per pensare al futuro e perché costava pochissimo. E Strinic è anche al di sotto, diciamo, della forma fisica. Una forma fisica bassa. Facciamo questa pazzia, ragazzi. Facciamo questa pazzia. Paghiamo la clausola di Grimaldo. La paghiamo. La paghiamo, ragazzi. La paghiamo perché ci serve un terzino sinistro. Contattiamo e paghiamo la clausola rescissoria di Grimaldo. Un acquisto, ragazzi, straordinario. Veramente. Giocatore straordinario. Paghiamo la clausola e trattiamo subito con lui per il contratto, sperando di farcela. Ruolo cruciale, va bene. 5 anni di contratto e guadagna 13.000 euro. Guadagna, ma veramente? Io ho dato uno stipendio pazzesco a Mancini. Mi sa che sono troppo alto io con gli stipendi. Proviamo 100.000 con un bonus d'ingaggio di 2 milioni. Mi sembra equa, hanno accettato. Ok, acquisto top, ragazzi. Acquisto veramente straordinario. Ci siamo rinforzati in difesa mettendo Grimaldo a sinistra. Strinic ovviamente torna in panchina, anzi va in panchina. E questa qui, ragazzi, è la formazione titolare. L'anno prossimo perderemo anche Ferrari perché è in prestito e quindi dovremmo per forza comprare un altro difensore. Ma ci penseremo più avanti perché comunque Ferrari lo avremo per i prossimi 6 mesi. E per quanto riguarda invece il centrocampo, siamo a posto così. Diawara, Torreira, Linetti. Meglio di così non possiamo andare. Se casomai dovessimo perdere Torreira, abbiamo Emre Can preso a parametro zero. E lì davanti perderemo l'anno prossimo Duvan Zapata e probabilmente anche Quagliarella per il calo, perché di sicuro quando avrà 36-37 anni inizierà a calare. E quindi lì possiamo passare al 4-3-3 con Ljajic a sinistra, Verdi a destra e poi un'altra punta centrale che compreremo successivamente. Ragazzi, guardate questo giovane che abbiamo in primavera. Potenziale 91-94. Io non ho mai visto un potenziale così alto. Soprattutto il secondo, il 91. Di solito hanno 94 a destra e poi 70 a sinistra magari. Ma lui ha 91 come potenziale minimo. Io veramente non ho mai visto una cosa del genere. I nostri giovani stanno crescendo sempre di più e prima o poi saliranno in prima squadra. Magari quel portiere potremmo anche mandarlo in prestito. Chi lo sa? Vedremo. Comunque, questa è quella classifica, noi siamo lì a quota 50 più 10 dalla terza, ok, con una partita in meno. E nel prossimo video giocheremo Torino, Fiorentina, Verona e Milan. E attenzione perché abbiamo preso la Juventus alle semifinali di Coppa Italia, andata e ovviamente ritorno nel mese di aprile. Io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. 3 email che non ci interessano. Mi raccomando, arriviamo assolutamente a 7.000 mi piace per questo mercato grandissimo che siamo riusciti a fare. Sono veramente contento, soprattutto di Grimaldo. Acquisto veramente da top squadra mondiale. Fatemi sapere se questo calciomercato appunto vi è piaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!